Ciao a tutti, io sono Rosario Medoci, faccio tante queste cavolate, sono diciamo un digital architect da circa un anno, mi occupo di adulto e oggi vi presenterò un prodotto che utilizziamo nell'azienda, ci troviamo abbastanza bene, chiamato Dremio. Contestualizziamo un po' quello dell'ecosistema Big Data prima e poi passiamo effettivamente a cosa abbiamo prodotto. Allora, intanto facciamo un po' un recap sulle terminologie, mi sentirete parecchie volte dire la parola data. Cos'è un dataset? Un dataset è una collezione di dati, un database, ormai credo che tutti sappiamo cos'è un database, comunque lo ripetiamo, è un'organizzazione delle collezioni di dati, di una collezione di dataset, storicizzate in modo elettronico ovviamente. Cos'è un data lake? Un data lake, nonostante diciamo un termine che risale quasi al 2009, possiamo definirlo come un repository di dati che sono storicizzati però in modo raw, quindi in modo diretto. Questi dati possono essere strutturati, semistrutturati, non strutturati e possono addirittura essere binari, basti pensare ad esempio a gestioni documentali come PDF binari. C'era una volta il data center, sostanzialmente il database relazionali dagli anni 70 in poi, definiti con diciamo linguaggio SQL per i database relazionali. Strumenti di BI abbastanza semplici, ma soprattutto uno small dataset, quindi un piccolo dataset su cui diciamo storicizzare i dati e trarne delle conclusioni. Quindi da un punto di vista architetturale non era poi così complesso, da un punto di vista ovviamente teorico. Però i dati oggi incrementano secondo dopo secondo. Infatti adesso è sostanzialmente un casino. Allora, questa è una slide che rappresenta la crescita delle tecnologie all'interno dell'ecosistema, diciamo, chiamiamola tipo ormai Big Data, però da, diciamo, dall'inizio del 1980, da quando effettivamente le aziende hanno iniziato ad utilizzare i dati in modo strutturato. Questo diciamo, rappresenta quello che oggi è raffinare il dato, nel senso noi abbiamo dei dati raw, questi dati vengono interpretati, ci sono vari livelli che poi vedremo in dettaglio dopo, e arriviamo a delle conclusioni, ovvero quando noi cerchiamo qualcosa su Google, la cerchiamo all'interno di un ecosistema molto più grande di quello che a noi sembra, quindi l'utente finale ha può fare delle domande, ottiene delle risposte, ma effettivamente non sa cosa ci sta dietro. Allora, i data engineer, questa figura che in passato veniva chiamata DBA, adesso non si occupa più solo di prendere i dati e storicizzarli, ma li deve anche preparare per delle dashboard, per gli strumenti che poi andranno i data scientist. Questa è una figura che è un po' più di hype. Si sente più spesso, non so se conoscete vabbè, Python, immagino che molti di voi conoscono Python, o R per andare a elaborare dati statistici. Per quanto riguarda le varie fasi del dato, ovvero storicizzare il dato, poi la data staging, quindi preparare i dati grezzi, per raffinamenti successivi, poi data warehouse, storicizzare il dato in modo strutturato per i posteri, tra virgolette, e aggregare poi varie tabelle che serviranno a, appunto, ai data scientist, ad esempio per piattaforme come Jupyter, con Python, R e tantissimi altri linguaggi, oppure per la reportistica, quindi poi Excel, sostanzialmente. Oppure strumenti di business intelligence come Tableau, Power BI, eccetera. Come può aiutarci questo strumento? Questo strumento è nato nel 2015, quindi diciamo che è parecchio recente, perché in realtà la prima release ufficiale è della versione 1.0, insomma, è del 2019.
2017, quindi è ancora, ancora più giovane di quello che dice questa slide. Se analizziamo appunto la timeline, la prima release dal 2015 al 2017 con il Global Launch del 2017 a luglio, poi l'azienda si è ristrutturata sempre più fino a velocizzarsi a rilasciare la versione 4 lo scorso settembre. Quello che ho cercato di fare oggi, cioè sostanzialmente per il talk di oggi, è andare a scompattare, a segregare quello che è Dremio, perché Dremio è un nome di un prodotto, ok? Ma cosa sta dietro del Dremio? Volevo analizzare, cioè quella parte mi interessava molto di più. Ho scoperto che Dremio è un prodotto che è stato creato dai creatori di Apache Arrow. Apache Arrow è uno strumento che permette, chiamiamolo la memoria colonnare, ovvero quello che cerca di fare è velocizzare le informazioni in memory. In modo colonnare significa che faccio richieste più piccole per ottenere dei risultati più veloci. È uno strumento open source, la Apache Foundation, penso che molti di voi conoscano cosa sia, Apache Web Server, forse è quello, diciamo, il prodotto che salta più all'occhio. Questo strumento Apache Arrow è stato ottimizzato per le CPU Intel, quindi le nuove CPU della Intel. Sostanzialmente quasi tutti i progetti di questo del mondo di Intel utilizzano Apache Arrow in qualche modo. Ad esempio, per quanto riguarda Python, c'è la libreria Pandas sviluppata da OS McKinney, che utilizza Apache Arrow. Apple utilizza Apache Arrow e molti strumenti dell'ecosistema Loop utilizzano Apache Arrow al loro interno, dallo storage HDFS fino ad arrivare a Edgebase. Cosa significa il paradigma single instruction multiple data? Quindi do un'istruzione che è coerente per un gruppo di dati e quindi riesco a catturare tutti i dati possibili. Sembra banale, però in realtà per piccole istruzioni a livello binario non è così semplice. Quello che fa evita di storicizzare il dato su disco, quindi le performance sono nettamente più alte. Come vi dicevo prima, il creatore della libreria Pandas di Python ha poi analizzato effettivamente quanto si può essere così, quanto rapidi si può essere con Apache Arrow, analizzando diciamo una data source di più di 10 petabyte, ha verificato che c'è una velocità di lettura di più di 10 giga al secondo, quindi molto veloce. E inoltre, per chi conosce Java e cos'è un garbage collector, il fatto di mantenere i dati off-heap li tiene fuori dal GVM, dal garbage collector, quindi sei molto più veloce. Questo è uno schemino direttamente dal sito di Apache Arrow che dà un'idea a grandi linee di cosa significa columna numerica. Quindi le iterazioni prima sostanzialmente erano una sorta di groviglio di copiare il dato e convertirlo, copiare il dato e convertirlo, quindi molte istruzioni. Dovreste ricordarvi che single instruction multiple data. Invece in questo modo, andando a storicizzare in memory un formato, quindi un formato Arrow, l'informazione viene storicizzata una volta in memory e poi viene distribuita da n prodotti. Altra, diciamo, sempre nel nostro fantastico viaggio di cos'è il Dremio e da cos'è il formato, abbiamo altri due prodotti, guarda caso, sempre della Apache Foundation, Apache Parquet e Apache RC. Qui columna è sempre la parola chiave,
Però questa volta parliamo di disco. Quindi quando su un diciamo un data source, noi prendiamo un data source, dobbiamo aggregare i dati per raffinamenti successivi. Comunque a un certo punto dovremmo storicizzare sul disco. Non possiamo avere ancora 10 petta di RAM in una macchina. Quindi nascono questi due progetti che fanno due cose un pochettino diverse. Volendo uno, cioè Apache RC potrebbe anche fare delle cose che fa Parquet, però Parquet è molto più veloce nel comprimere i dati, Però sì, è molto bravo a decomprimerli, ma in modo intelligente, però decomprime solo i dati che interessano. Quindi durante l'esecuzione di una query, tutto, stiamo parlando sempre di interrogazione. E poi c'è un altro bellissimo prodotto, sempre per caso, sempre della Apache Foundation, che si chiama Transite. Io ho messo DB o non DB perché sostanzialmente le istruzioni, cioè Transite è molto efficiente nel recepire i dati in SQL language, però non è un database, sostanzialmente potremmo definirlo come un connettore che prende i dati da un data source di terze parti, riesce a comprendere i meccanismi, infatti si può connettere a parecchi data source, vedremo come, ed è molto efficiente nella computazione dei metadati di questo dei vari data source di riferimento. È molto utile per Dremio, soprattutto per la feature più importante di Dremio, che sono le data retention, ti permette anche di interagire con istruzioni SQL su sorgenti non SQL o anche su altri tipi di sorgenti di dati che possono essere il file system direttamente, come vedremo nella breve demo che farò. Oltre questo, anche su ad esempio file JSON, file CSV. Cosa sono le data reflection? Le data reflection sono uno strumento che propone Dremio per velocizzare l'interrogazione a un sorgente. Avviene in un modo particolare, adesso poi vedremo subito la demo. Le data reflection si distinguono semplicemente in due categorie: raw reflection, che sono più pesanti e prendono tutto il dataset dell'interrogazione, o reflection aggregate, quindi aggregation reflection. Questo cosa comporta? Comporta sostanzialmente catturare come se fosse quasi una snapshot del nostro sorgente e portarla da physical dataset a virtual dataset, quindi ci astraiamo dal sorgente. Astraendoci dal sorgente, noi riusciamo ad essere più veloci perché siamo nella stessa piattaforma in modo distribuito. Ci sono i master di Dremio e i workers, che sono quelli che lavorano quando noi interroghiamo il sistema, e ci restituisce in questo modo la loro reflection dei risultati molto più veloci. Io poi, nell'esempio che farò, sostanzialmente una query su un piccolo dataset, che comunque sono 6 milioni di righe se non ricordo male. Faremo un'interrogazione che ci metterà su per giù tra i 30 e i 50 secondi e vi farò vedere come la loro reflection la porta a meno di un secondo sostanzialmente. Perché potremmo anche fermarci qui e dire ok, facciamo sempre la loro reflection, la prima volta l'esecuzione della query sarà molto rapida, ci metteremo il tempo che ci mettiamo per fare la reflection magari potrebbe essere minuti, ore, eccetera, oppure potremmo fare le reflection aggregate, soprattutto se il sorgente è unico e piuttosto che catturare la nostra snapshot di dati ogni volta, andare a prendere solo le porzioni che ci interessano, soprattutto se io devo interrogare un sorgente specifico ma per piccole quantità di dato. Come funziona l'aggregation reflection?
Reflection Reflection ha delle dimensioni che corrispondono alle colonne del database relazionale e va a contare e a storicizzare solo quei campi univoci. Il problema, per questo ho scritto caratteri cubitali, state attenti alla granularità della dimensione, è che se ad esempio noi abbiamo un database che ha ad esempio nome, prendiamo ad esempio il banchetto delle magliette che c'è all'entrata, noi abbiamo il nome della persona, quindi dobbiamo scrivere tu quante magliette vuoi, che colore vuoi, eccetera. Quindi nome magliette, cioè nome maglietta, colore della maglietta e sostanzialmente taglia. Allora, è chiaro che in un database selezionale magari metto un ID che è una chiave univoca. Se io utilizzo quella chiave univoca nella Creation Reflection, la mia reflection sarà molto grande. E quindi, quando parlo di cardinalità, intendo proprio quello, nel senso, se l'univocità del campo diciamo va in questo caso a rovinarmi la Creation Reflection, che può arrivare ad essere più giga, diciamo anche centinaia di giga. Invece se io vado a prendere solo il nome, che magari il nome è comune, mi può dare il risultato più puntuale. La taglia della maglietta, molti avremo la stessa taglia della maglietta, quindi c'è una condizione di univocità per alcuni campi, allora vado ad assottigliare il dataset. Quello che permette la Creation Reflection, a differenza della Reflection, è di assottigliare il dataset e quindi essere meno pesante del sistema. Questa, diciamo, è una slide che rappresenta effettivamente quello che ho spiegato, in modo magari un po' più preciso, perché quelle sono istruzioni SQL o pseudo-SQL che fanno raggiungere, diciamo, l'utente da sorgente fino all'interrogazione che ha richiesto. Quella chiamata sta proprio per la reflection. Tutte le volte che noi leggiamo il codice supremo, se la nostra interrogazione è stata facilitata da una reflection, ci spunterà quel simbolo e ce ne accorgeremo anche dal punto di vista di tempistica, però effettivamente siamo sicuri che è stata adoperata una reflection. Oltre a quello che ho spiegato su cosa fa la reflection, il premio utilizza, anche grazie a Parsite, il query optimizer. Il query optimizer è sostanzialmente un'astrazione della nostra richiesta SQL che può essere molto complessa, la divide a pezzetti e andrà a utilizzare la reflection quando effettivamente quell'istruzione può essere velocizzata dalla reflection, e andrà invece con un metodo push down, quindi andando fino al sorgente se quel dato non c'era disponibile a un network. Quindi più si va in alto, più si può essere veloci nella risposta. Più devo andare in basso, più sarò lento. Oppure, sempre grazie a Calcite, c'è la possibilità che il premio riesca a riconoscere quell'istruzione, se gli è più veloce dalla reflection, se gli è più veloce da un sorgente che potrebbe essere. Per esempio, se la sorgente è JSON e il primo sa che la sorgente è JSON, molto probabilmente andrà a eseguire tutte le operazioni direttamente sulla reflection, perché JSON non è un database, non può riconoscere determinate operazioni in modo tabellare. Quindi, questa slide spiega un po' tutto quello che ho detto e come interagisce Dremio con i dati. Ed è essenziale ribadire il concetto che al giorno d'oggi noi sono i dati che vanno a definire un'infrastruttura e non più l'infrastruttura che rimane statica e nel frattempo i dati cambiano, con quello che è accaduto dagli anni 80 fino ai inizi degli anni 2000 sostanzialmente. Cambiavano le richieste da parte di un utente, oggi c'è un'enorme quantità di dati, ma anche un'enorme quantità di utenti
tant'è che molte volte da tiro ad esempio di una banca vengono utilizzate e vengono aggregate ad altri dati di altre aziende eccetera per ottenere risultati sempre più complessi e anche sempre più complessi. Questo è invece il grafico che ribadisce quello che dicevo prima su quando l'utente esegue la query si andrà a recuperare le risposte a quella domanda, a quella query direttamente tramite le reflection o direttamente dal sorgente e in questo grafico si evidenzia anche che il dremio va a calcolare l'effort minore sostanzialmente. Dal punto di vista di encryption e sicurezza del dato, visto che in questi anni si è parlato spesso di GDPR eccetera, Dremio come applicativo supporta diciamo, gli standard per la sicurezza dal punto di vista di infrastruttura come TLS, SSL, vari il protocollo TLS 1.2, adesso 1.3 e Kerberos che è molto adottata in ambito enterprise per tramite ticket l'utente viene riconosciuto e quindi ha determinati permessi. Altre feature del sempre di Dremio, questa volta dalla 4.0, è il supporto di Dremio su Apache Arrow. Da questo punto di vista abbiamo parlato prima come Apache Arrow velocizza parecchio la parte di computing e di I/O su memory. Grandiva lo velocizza ancora di più perché riesce a compilare in modo più rapido ed efficace, basandosi sulla tecnologia LLVM che sostituisce dal punto di vista di compilazione GCC che conoscevamo. Analizza il dato ARRO e lo trasforma più velocemente sostanzialmente. E poi c'è la columna Cloud Cache, c'è la terza, con il supporto per storage di tipo S3 e Apache Loop HDFS può essere utilizzato allo stesso modo. Sostanzialmente quando noi abbiamo un'infrastruttura di Dremio con i master e i worker, i worker hanno la propria cache di dati in locale sulla macchina. In questo modo se noi spostiamo la parte di cache dallo storage locale del singolo nodo a un file system distribuito, abbiamo un'unica, poi non è unica, però un unico target nel dato quando devo recuperarlo con sistemi di replica, per esempio HDFS di default a replica 3, però è sempre la stessa, quindi i worker sono molto più performanti con la columna cache. È comunque una feature, diciamo, adatta a loro è stabile, bisognerà valutare visto che la 4.0 è uscita a settembre, io sostanzialmente se non vedo non dico. Però è già interessante che ci abbiano pensato e che effettivamente viene già utilizzata anche in altri ambiti. Va bene, detto questo, intanto se ci sono domande, se qualcuno ha qualcosa da chiedere, nel frattempo io mi preparo per la demo. Questa è un'istanza di Dremio, diciamo in un Visual Lab, fatto dei test per quanto riguarda le reflection. Noi qua abbiamo le sorgenti. Quando io clicco su sorgenti, se ne voglio aggiungere uno, vado qui e sostanzialmente tutti i vari connettori che Dremio ha a disposizione. Dalla 4.0 si ha a disposizione la possibilità anche di collegare più Hive, diciamo, poi più metà store Hive. Hive è un componente di Hadoop. Prima della versione 4 non era possibile collegare più Hive, magari provenienti da altri
istanze di HTTP, HTTP, eccetera. Poi vabbè, ovviamente MongoDB e altri NoSQL database. Noi, io quello che ho provato a fare è direttamente in local, sostanzialmente che fosse un data source, che fosse una NAS o anche una parte locale, e scrivo ad esempio test, metto poi un home button che so, del quale so che effettivamente c'è un'esistenza, data. Salvo, quindi trovo i dati che ho inventato sostanzialmente. Questi dati al momento non sono interpretati. Non sono interpretati, ovvero non ho detto a Dremio che cosa sono. Da un punto di vista visuale è molto semplice, si va direttamente su action. Lui automaticamente riconosce che quel dato potrebbe assomigliare a un JSON, anzi proprio un JSON. La risoluzione non ci aiuta, e posso salvare e automaticamente il dato viene trasformato e mi rilancio direttamente la possibilità di eseguire una query direttamente. Se io vado sul dataset, lo ripestiamo di nuovo, volevo farvi vedere che cambia il colore, questo da cartella diciamo anonima diventa physical dataset, quindi non vado a trasformare il dataset, può solo riconoscerlo come peso. Poi vado in spaces, che invece è la parte dei physical dataset. Allora, questo l'avevo già fatto prima per taxi e altre prove. Sostanzialmente una volta creato un nuovo virtual dataset partendo dal physical dataset precedente, posso interrogare il sistema chiedendo ad esempio di formattare il JSON in modo da restituire un campione sensato dei dati che ho. I dati che ho sostanzialmente sono quelli dei taxi, ovvero quando il tassista ha preso il passeggero, poi ci sono quei dati di geolocalizzazione che vedremo dopo. Per quanto riguarda l'aggregation reflection c'è un ragionamento da fare su quello e sostanzialmente anche ad esempio il passenger count, quanti passeggeri c'è una volta in quel preciso istante. Noi faremo adesso delle interpretazioni del tipo quanti passeggeri sono stati presi da un sistema, da un'agenzia di taxi, giorno tot, eccetera. Allora, proviamo a lanciare questa query, faccio run, vedete la faccio direttamente dalla dashboard di Dremio, non ci sono sovrastrutture. Questo dato diciamo, è abbastanza veloce perché è già registrato dalle mie varie prove. Poi vado su Jobs. Quindi c'è 34, effettivamente. Ho un risultato che posso sempre andare a esplorare in OpenResult, quindi questo diciamo dovete sempre cioè è difficile apprezzarlo in questo momento perché voi pensate ad essere un singolo utente, in realtà dobbiamo immaginare questo strumento utilizzato da centinaia e centinaia di persone che possono essere utenti finali, possono essere anche architetti se ne devono valutare delle performance, possono essere data analyst, quindi chi si occupa della parte diciamo di dato strutturato, chi effettivamente prepara il dato per utilizzi successivi, e già diventa una cosa molto complicata, per esempio quando parlavamo di security, nel senso la possibilità di su un ambiente eterogeneo costituito ad esempio da decine di database relazionali, decine di database NoSQL, io posso eseguire un comando SQL che prende, cioè un'istruzione SQL che va a prendere i dati direttamente sia da ambienti SQL che non SQL, questo non è banalissimo. Qui vediamo sostanzialmente che questa interrogazione ha questo input byte, ovvero il calcolo che ha eseguito, ha
catturato 336 megabyte per darci un risultato, che è un po' tantino. Quindi cerchiamo di intanto velocizzare l'istruzione. Come velocizziamo l'istruzione? Andiamo in settings, andiamo in reflection. Facciamo una query complessa prima, in modo da vedere che effettivamente poi velocizziamo qualcosa, altrimenti sarà sempre meno di un secondo e non è bello. Andiamo su jobs, l'avevo già fatta, quindi la posso andare a ripescare, anche questa è un qualcosa che secondo me a mio avviso è abbastanza utile, perché posso andare a ripescare l'istruzione che ho eseguito. Solo un secondo, ecco qui. Vado sotto e mi prendo l'istruzione. Sostanzialmente questa istruzione in ordine decrescente mi dà, facendo il looping per pick up del time, quindi quando è stato preso il passeggero, che sarebbe il giorno quando è stato preso, mi va a contare i passeggeri. Eseguiamo. Forse quella l'avevo copiata da due volte. Ok. Andiamo direttamente su job, vedete con una barra di caricamento, è una barra con un indice di caricamento. Adesso fare anche link, lui la sta calcolando qui. In JOS abbiamo anche la possibilità di vedere che utente sta lanciando cosa. Rispetto alle prove precedenti ci ho messo un po' di meno, e quindi latenza di network, la densità di storage, siamo sempre suscettibili da queste caratteristiche, ovviamente, non è che se tutto è in cloud funziona e basta, ma assolutamente non è così. Input byte 155 mega. Questo semplicemente per descrivermi le persone suddivise per giorno che sono state prese dal tassista. È un po' troppo. Su un input record di 6 milioni, l'output byte è solo 278 byte, cioè questo effettivamente è quello che mi va in output, pochissimo, è quello che serve andare a risolvere queste nuove dataset. Velocizziamo. Dice il dataset, vado su il dataset nel nostro esame di riferimento e inizio a velocizzare con una raw reflection. Poi faremo la creation reflection. Quindi salvo, vado subito, se ce la facciamo, su Jobs, clicco qui su Accelerator, perché sostanzialmente voglio effettivamente vedere che è bello. Sta eseguendo la mia stessa query, però per generare una reflection, e quindi hanno deciso di segregare le richieste della parte dell'AI, sono una cosa, quella di tool esterni come gli strumenti di business intelligence, gli strumenti di vendita per la data analysis, vengono segregate e le accelerazioni vengono separate. L'interna sarebbero tutti quei giochi di housekeeping per mantenere i dati puliti, e il download invece il gioco quando noi interroghiamo i problemi possiamo anche prenderci il campione o il risultato che abbiamo richiesto. La reflection è stata generata e qui vediamo che ci ha messo 52 secondi, quindi un pochettino, però ha un output di 788,35 byte, quindi è riuscita
ottimizzabile, ottimizzabile, che comunque è abbastanza, diciamo, direi efficiente, visto che ha fatto circa 200 mega su 6 milioni di record. E noi li abbiamo, questi 6 milioni di record ce li abbiamo. Quello che voglio fare adesso è di far partire il job in questione, quello precedente che ci ha messo 17 secondi, e questa volta secondo me ci metterà di meno. Quindi, proprio questa.
In questo modo però mi viene incontro il fatto che in Azure magari ci sono latitudine e longitudine del quando i passeggeri sono stati presi e quando i passeggeri sono stati consegnati, cioè sono stati portati alla destinazione. Ma mi serve per il calcolo che devo fare? No. E quindi li posso togliere. Se li tolgo, ovviamente non posso più interrogarli, però ho alleggerito il carico di una sorgente che è completissimo, fantastico, ma non ha troppe informazioni rispetto a quelle che effettivamente mi servono. Quindi posso provo a togliere quelle che effettivamente sono quelle che sono quelle più pesanti per la mia interrogazione, salvo, vado in Jobs, mi metto al sede record e mi accorgo ci ha messo pochissimo perché c'era la cache. Questa istruzione non mi riporta un valore per niente, perché la decisione che è stata fatta ed è stata limitata che sono stati materializzati, quindi mi hanno escluso quei dati. Quindi lancio il gioco. Thank you.